Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Lei che è canterino, siccome piove, che canzone potremmo intonare dedicata alla pioggia? Vecchia canzone, tipo c'eravamo tanti amati per un anno e forse più, c'eravamo poi lasciati, non ricordo come più, poi fa come pioveva, come piove diremmo. Vabbè. Si sta calmando, sono pioggerelline estive vista la stagione. Oppure sing, cantiamo sotto la poggia. Singing in the rain, ok. Ce ne sono tante. Allora, siamo qui in via di che cosa, intanto? Siamo in via dell'Anfiteatro. Via dell'Anfiteatro. Accanto alla sede della Croce Bianca, sì, dove e soprattutto c'è il sacrario dei caduti. Ai caduti, dove qui sai che tutti i politici, le istituzioni, il 25 aprile vengono giustamente ad omaggiare le persone che sono cadute anche per la società, diciamo, per i valori che dovrebbero permeare la nostra società, anche se questi valori spesso non ci sono. Però che succede? Che qui adesso che è chiuso, guardate lo sporco che c'è dentro. Come mai? Abbandono. Non so. Sinceramente penso che questo luogo sacro dovrebbe essere affidato a qualche associazione di categoria, non lo so. Oppure se l'amministrazione che deve tenerlo pulito, è così, è veramente. Di fatto che qui è pieno di rifiuti, di esatto, guarda. Illumini lì, volantini pubblicitari, insomma, è davvero un peccato. Alla memoria, diciamo che è un po' un'offesa alla memoria. Perché bene o male qui si ricordano i caduti di coloro i quali hanno dato la vita per la nostra libertà, e quindi di conseguenza non capisco perché possa essere tenuto in queste condizioni. Si sono. Generalmente sono tutti pensionati, coloro i quali sono partecipanti alle varie armi, carabinieri, polizia e qualsiasi. Parla altro. Piano perché siamo qui al sacrario, insomma parlo piano anch'io. Bisogna parlare piano perché siamo in un luogo sacro, il luogo in cui il silenzio d'obbligo. Prima ha cantato squarciagola, adesso parla piano. Prima un po' più in là, adesso lasciamo vicino almeno qualcosa. Esatto. E no, niente, quindi penso che magari qui all'associazione di categoria combattentistiche potrebbero prenderlo in gestione e tenerlo pulito come si deve. Non lo so sinceramente se è l'amministrazione che deve pensare alla pulizia di questo luogo oppure se c'è qualche associazione che la gestione e che non tiene pulito quello che dovrebbe tenere pulito. Perché poi qui con questa cancellata il vento porta dentro tutto il sudicio possibile e fa cadere i lumini, perché i lumini sicuramente erano sull'altare. E si trova in queste condizioni. Eh sì, guardate, insomma, foglie, carta. Non va veramente bene. Sì, però c'è qualcuno, secondo te c'è anche qualcuno che ci butta le cicche di sigaretta o il vento? Ma anche il vento, dai. Sì. Perché poi, scusa, qui c'è una corona d'alloro che ricorda i caduti e poi accanto ci sono due bandiere, che quella italiana e quella europea dovrebbero essere tutte in seria considerazione. No, hanno ragione quelli che alla fine le istituzioni. Ma l'ombrello puoi chiudere? Sì, posso chiudere. No, mi piace così, ci dà un tono questo ombrello, sai, quelli con l'ombrello. Tanto ormai bagnami ho fatto già bagnare. Sì, piove, infatti, io sono famoso perché se qualcuno viene con me l'ombrello si bagna più che se l'ombrello non ci fosse. Quindi l'hai scoperto anche te. No, ti volevo dire che se no hanno ragione quelli che dicono che alla fine. Solo quando c'è la parata quel giorno, e poi chi si è visto, no? Per le istituzioni, dico. Ma questo generalmente è così, ecco. Generalmente così. Però visto che qui ci passa tanta gente, siamo in centro città, mi sembrerebbe logico e opportuno tenerlo. Siamo dietro Piazza Sagliago, siamo a due passi. Nella condizione in cui si merita questo posto. Sì, insomma, perché davvero è uno sfregio vederlo in queste condizioni. E tra l'altro ci ero passato qualche giorno fa e è ancora peggiorata la situazione perché ci sono altre cose che sono volate all'interno. E certo, se nessuno lo pulisce, insomma, è difficile che da solo si mantenga. Forse. Non lo dai, veloci, fa finire questo ombrello. Sì. Tu vuoi chiudere perché hai temi. Guarda, l'imponderabile. Già problemi ci sono, quindi tu agli occhi. Infilami anche una barretta nell'occhio, dico testi. Va bene, dai. Va bene. Ci vediamo. Ci vuole pazienza. Abbiamo finito la settimana con questa cosa che hai detto. Sì. Ci rivediamo lunedì. Ciao a tutti.